Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video con il professor Carlo Pelanda. Nel dicembre 2022 l'EVE ha pubblicato uno scenario che prevedeva un PIL italiano per il 2023 tra lo 0,8 e oltre l'1,5%. Avevamo anche commentato questa sua previsione insieme nei video che trovate sul canale YouTube. Tutti gli scenari istituzionali invece dicevano che l'Italia sarebbe entrata in recessione o in stagnazione. Gli istituzionali oggi hanno revisionato al rialzo le previsioni dandole ragione. Conferma il suo scenario di fine anno scorso? Lo sto revisionando un po' al ribasso, quindi non condivido adesso il recente entusiasmo degli istituzionali, perché vedo dei fenomeni di rallentamento economico generale in Italia e fuori, quindi anche è una divisione dell'economia italiana tra chi ce la fa e chi non ce la fa, più una divisione territoriale che a me preoccupa, cioè il fatto che il sud non sta crescendo mentre il nord sì. Dobbiamo aspettare dei dati, per esempio, del turismo, che dove il sud guadagnerà di più, però di fatto nel complesso ci sarà una parte frenante dell'economia italiana e quindi cautele, la revisione a ribasso comunque non è catastrofica e staremo attorno all'1, un po' più, un po' meno per cento. E nel 2024 invece che prospettive vede? Avremo alta inflazione e comunque bassa crescita. Quindi diciamo non sono pessimista, ma neanche tanto ottimista. Chiamiamolo anno di transizione, cioè ci sarà anche una concentrazione di eventi politici, una concentrazione straordinaria di eventi politici, elezione a Taiwan a gennaio, elezioni in America in autunno, elezioni europee mi sembra a maggio, giugno, cioè nella primavera 2024, più in tanti altri luoghi di rilievo per gli equilibri globali. E lo scenario, in base agli esiti di questi fatti politici, potrà spostarsi verso l'instabilità o verso la stabilità. Ecco. Secondo lei qual è il punto critico nelle analisi della BCE nel momento in cui sembra vicino al picco del rialzo dei tassi? È una questione metodologica che vorrei semplificare così. Cioè, gli analisti che operano in queste istituzioni tendono a lavorare cercando la certezza. E la certezza, o diciamo quello che è più simile alla certezza, è il dato ex post, quello raccolto dopo 2 o 3 mesi. No? Mentre, per esempio, nel mio gruppo di ricerca che fa scenari, lavora tutto ex ante, cioè, vabbè, anche per mestiere. Secondo me, è un'opinione personale che non vuole mancare di rispetto alle scuole di metodologia della BCE e anche delle altre banche centrali, è che in questi casi, quando io alzo, cioè, bisognerebbe fare analisi ex ante, cioè scommettere un po' di più, no? Perché se io ho alzato i tassi e so, in base a tutti i dati di teoria, di studi, eccetera, che comunque hanno un effetto differito almeno a 18 mesi, raggiunto un certo livello di tassi, devo aspettare per vedere la velocità della disinflazione, che a me sembra abbastanza rapida, però non se la sente una banca centrale di dire, poiché lo scenario 18 mesi è positivo, non ti alzo più i tassi o ti faccio capire che li ridurrò a un certo punto. E infatti la componente tedesca che sta nella Banca Centrale Europea, rappresentata da Isabel Schnabel, no, ha recentemente dichiarato proprio noi fino a che non vediamo che l'inflazione è veramente, come la calcoliamo noi, è andata sotto il 2%, non abbasseremo i tassi. Questo metodo ex post, quindi manterrebbe la stretta oltre il necessario. Esatto, questo è il maggior rischio che io vedo in termini di rischi interni, cioè di governance sia monetaria sia fiscale. Ma questo rischio è mitigabile? Beh, è mitigabile dai dati, perché comunque, diciamo, io non sono... Cioè, secondo me c'è un difetto nella metodologia
di analisi di parecchie banche centrali, in particolare della BCE, però non sono degli incoscienti. Quindi quando la BCE dice che prendo una posizione di opzionalità, cioè sono data driven, sono guidato dai dati, ecco, c'è questa mitigazione del rischio in base ai dati, che al momento secondo me sono buoni, e più che per un cambio di metodologia della BCE. Cioè, senza offesa, ma sono burocrazie queste. Chiedere a un burocrate di fare delle scommesse è un'azione a bassissima probabilità. E il mercato cosa stanno usando, secondo lei? Il mercato comincia a sentire profumo. Perché? Allora, sul 2023-2024 si è, diciamo, è predisposto a un atteggiamento più cauto, perché percepisce che c'è ancora incertezza. Però comincia a vedere l'orizzonte, no? Diciamo convenzionalmente il 2025, dove immagina che ci sia una riduzione dell'inflazione sostanziale, da cui c'è un'inversione della politica monetaria restrittiva e quindi ipotizza un avvio di un nuovo periodo espansivo di 5, 6, 7 anni, quindi il mondo rientra nei cicli precedenti degli ultimi decenni, ecco. E quindi comincia ad avere un fermento, un passaggio dal rischio alla mitigazione del rischio, ecco. Però diciamo nel breve deve tener conto di una volatilità molto forte, insomma, di incertezza. I titoli di Stato infatti stanno passando dall'indicizzazione all'inflazione a una premialità fissa per renderli più attraenti. Abbiamo visto in questi giorni proprio il caso del record del BTP valore. Vede quindi nel 2025 l'avvio di un probabile nuovo periodo espansivo? Sì, ecco, ovviamente con un asterisco, cioè che non ci siano eventi non finanziari, ma diciamo, questa instabilità globale non si realizzi con qualche impatto che può spaventare il mercato. Scommessa sullo scenario? Sullo scenario 2024, 50% francamente stagnazione, 40% sorpresa positiva, cioè crescita. E parliamo dell'Italia, perché mostra una forza, soprattutto se il governo aumenta il raggio di azione a livello globale e si porta dietro le aziende, cioè la base industriale dell'Italia è molto più forte di quello che si immagina, e quindi questo poi traina, oltre al turismo, oltre ai servizi, oltre al fatto una ripresa dei consumi, perché magari c'è ancora inflazione, però la si vede un po' di meno. Ecco, quindi, ma 40%, 10% bisogna sempre mettere il caso peggiore, cioè che ci sia poi un qualche problema, però l'abbiamo messo al momento al 10%. Ovviamente bisogna seguire questo attentamente e periodicamente l'andamento di scenario, no? Perché siamo in una fase di turbolenza. E seguire quello che sono potenziali rischi, come già la guerra, le catastrofi ambientali, gli impatti disintermedianti delle nuove tecnologie. Quindi c'è un'attenzione sicuramente nel breve, ma anche sui rischi che possono diventare più rilevanti nei prossimi anni. Sì, infatti, diciamo, per rispondere magari alla domanda, che nello scenario un po' più lungo, diciamo dal 2025 in poi, avremo stabilità o instabilità, io direi una specie di mix di ambedue, no? La chiamerei, infatti l'ho chiamata, diciamo, l'ho proposto ai ricercatori di chiamarla instabilità limitata, quindi una instabilità minore di quella che vediamo oggi, però che comunque resta latente. Perché c'è il ritorno alla cosiddetta, gli studiosi parlano di normalità storica. La normalità storica non è il new normal, la nuova normalità come qualcuno vuole dire, è la vecchia normalità che è stata sospesa
da circa 70 anni di dominio dell'impero americano. Questo dominio, nonostante gli Stati Uniti siano ancora una superpotenza, è minore. E quindi, diciamo, torna alla vecchia normalità storica, è fatta di situazioni di competizione, cioè comunque no, non è un mondo tranquillo. In più ci mettiamo il cambiamento climatico, eccetera. Però tutti questi eventi abbiamo scommesso col gruppo di ricerca sul fatto che siano eventi che, qualora fossero negativi, sono localizzati, no? Anche eventi bellici, ma localizzati, il cui impatto globale è demoltiplicato dal fatto che, per esempio, le maggiori potenze non hanno alcuna voglia di avere un confronto bellico, no? Ecco. Così come gli impatti ambientali possono essere veramente disastrosi in alcuni luoghi. Ma non è che, la probabilità è che non vengano tanti e tutti in un solo momento, no? Vengono in sequenza, quindi in qualche modo è più gestibile, ecco, per semplificare. Bene, tra le varie domande che ci sono pervenute dai consulenti finanziari indipendenti, ne ho selezionate due. La prima riguardo all'accordo sul tetto del debito USA, che quando appunto è stato raggiunto poi è sembrato che nessuno ne parlasse più, quindi che fosse, diciamo così, risolto in differenza appunto di quanto era stato invece sollevato in precedenza. Sì, è successo qualcosa di strano, francamente, perché allora, prima c'era il terrore che non si mettessero d'accordo repubblicani e democratici, e io sono rimasto sorpreso perché cioè, sono decenni che succede la stessa cosa, e alla fine si mettono d'accordo. E come mai questa volta qui è stata fatta una profezia molto forte che ha avuto un impatto sul mercato, no? Perché poi. Anche la cosa che mi ha sorpreso è il fatto che dopo che è stato raggiunto l'accordo, molti si sono dichiarati insoddisfatti per un timore appunto di aumento del debito pubblico, quindi di un drenaggio, cioè un effetto complicato, ma che per i consulenti finanziari è abbastanza semplice immaginare. Allora mi sono chiesto, gli attori di mercato hanno troppa ansia e quindi cioè, guardano i fatti con maggiore preoccupazione, oppure c'è qualcuno che ha avuto un'intenzione speculativa e ha emesso nelle fonti media questo tipo di preoccupazione? Perché, per esempio, quello del drenaggio di maggiore liquidità e tutti gli effetti distorsivi di un aumento del debito statunitense, in realtà è bilanciato dal fatto che c'è ancora tantissima liquidità nel mondo, anzi io direi ancora troppa. Quindi, sì, certo non è bello che aumentino i debiti, ecco. Però non siamo vicini secondo me a una soglia di destabilizzazione, ecco. E quindi resta quella domanda che mi sono fatto. La seconda domanda invece che ci pone Antonio chiede se è vero che il destino dell'Italia dipenda dal PNRR. No, secondo me no. Cioè, c'è una dipendenza del rating italiano, del fatto che, diciamo, che la realizzazione del PNRR in modo compliant, cioè conforme a quello che è il volere dell'Unione Europea, soprattutto per le riforme, è una condizione per cui l'Unione Europea sostiene di più il debito italiano. Questo è vero, ecco. Cioè, è vero nel senso che viene usato come criterio delle agenzie di rating, però è un po' vago. Ecco. Sul piano più tecnico, cioè nel senso del flusso di capitali e la sua applicazione come investimento di lunga durata, sì, certamente il PNRR ha un peso sul PIL, però secondo me per unità di tempo, cioè per anno, è molto minore di quanto la retorica sul PNRR dica. E quindi vedo un effetto differito che è utile, ma non è vitale. Quello che è vitale è che sono le condizioni che permettono alle aziende di investire, di crescere e di pagare meno tasse. Insomma, si è creata questa retorica del PNRR come se l'Italia senza questo andasse caput. È vero, può perdere 3-4 punti di PIL all'anno. Ma non è che, diciamo, va in recessione se non c'è il PNRR, ecco. Bene, allora ci aggiorniamo nella prossima puntata.